Siamo nel museo appena aperto di uno degli ospedali più antichi di Roma, l'ospedale di Santa Francesca Romana, risalente al 1300. Fu proprio la nobildonna romana, divenuta poi santa, a voler aprire questo ospedale per malati cronici. Dal 1971, per volontà della famiglia dei principi Doria Pamphili, l'intero edificio è divenuto una casa di riposo per disagiati sociali, cioè per persone che non abbienti non hanno neanche una famiglia. L'ultimo sogno, l'ultima utopia dei miliardari della Silicon Valley è eliminare per sempre la povertà. L'idea quindi è, non per beneficenza né per spirito caritatevole, ma per mantenere un equilibrio sociale, che si crei un reddito minimo garantito che venga distribuito a tutti. Man mano che si va avanti, infatti, i robot rubano lavoro a sempre più persone, si parla di 3.000 persone l'anno che perdono appunto il lavoro, mentre i ricchi, i miliardari, diventano sempre più ricchi. Sono in corso già delle sperimentazioni che durano 5 anni per capire come reagiranno da un punto di vista sociale le persone non avendo più bisogno di lavorare.